Cioè, con Billboard e con Radio Italia Rap non ci facciamo mancare niente, è venuto a trovarci anche Ernia, ciao Matteo, come stai? Stai a posto? Molto bene. Molto bene. Allora, un anno direi importante, molto importante. Speriamo che il prossimo sia più importante. Beh, intanto prima di parlare di Radio Italia Rap, tu il 7 inizi un tour, certo. Quindi penso che tu sia abbastanza carico, perché siamo pronti. È importante. Importantissimo. Cosa riserva questo tour? Ma in realtà ha tutta la seconda parte del disco Come uccidere un usignolo, quindi ha 67 all'interno. Quindi sono tutti pezzi nuovi, i locali saranno più grandi, il DJ sarà nuovo, sarà Mars per la prima volta che mi segue, che è il mio produttore, ha prodotto anche, non so, Nulla Cade di Marrego, ha prodotto Fabio Fibra, ha prodotto un po' tutti, quindi queste sono le novità, toccheremo tutte le regioni, ovunque andiamo stavolta. Le tue influenze riguardanti il tuo trascorso anche londinese, sì, hanno cambiato il tuo modo di scrivere? Guarda, sicuramente non sono influenze musicali. Io quando sono andato a Londra non ascoltavo quasi musica, proprio mi sono isolato, mi sono tagliato fuori. A livello umano però, per di vita, sì, poi successivamente è una forza fondamentale. Io a Londra ho imparato a stare solo e penso che sia una cosa che le persone oggi non sappiano fare. Siamo sempre collegati, siamo sempre in contatto con qualcuno. Lo stare veramente solo, l'isolarsi veramente, imparare a stare con se stessi, penso che sia stato fondamentale per me, anche per vedere come migliorarmi, per vedere come poter andare avanti, per vedere cosa potevo fare di meglio. Un network come Radio Italia investe nel rap, con Radio Italia Rap, con addirittura un programma radio, una web radio e anche un canale dedicato. Cosa ti aspetti da Radio Italia Rap? Ma sicuramente tanto. Radio Italia è la radio nazionale, forse la radio più importante in Italia. Non so poi i dati quali sono, però penso che se non è la più importante, è una delle più importanti. Assolutamente, esatto. Sì, assolutamente sì. Sai, ci si aspetta tanto, anche perché all'estero è una cosa già presente, cioè la radio unicamente rap è già presente. Iniziare ad avere un programma solo per il rap italiano è importantissimo per comunicare ai giovani, per riavvicinare i giovani alla radio. I giovani non stanno ascoltando la radio, la stanno ascoltando sempre di meno. Ci si lamenta spesso dicendo ma i giovani stanno su internet, non guardano la televisione, perché non parla la loro lingua, né la televisione né la radio ha più parlato la loro lingua. In questo momento, con un programma del genere, si può tornare a parlare la lingua dei giovani e si può riavvicinare a un media importante come la radio. In bocca al lupo per tutto e grazie per questa passione. Grazie a voi. Ernia, Billboard, Radio Italia. Ciao.